le prime giornate, questa è una squadra che viene della Serie B, che deve prendere contatto con la categoria, sono tanti ragazzi che è la prima volta che giocano in Serie A, quindi mi sembra che stare in queste condizioni era un po' prevedibile, se qualcuno ha immaginato che questo era un passaggio per il centro di Pescara, mi sa che avevo sbagliato. Semplicemente la squadra sa che deve migliorare, sa che può fare meglio soprattutto, e speriamo che nelle prossime partite riusciamo a dare il massimo di noi stessi, no? Perché sappiamo che possiamo migliorare. Non dobbiamo cadere in questa sensazione di che quando facciamo una partita buona siamo d'Europa lì, dopo quando perdiamo due fila già siamo retrocessi, assolutamente. Perché ci vuole equilibrio, ci vuole consapevolezza di quello che siamo noi. Io quando sono arrivato il primo giorno ho detto che questo era un cammino lungo e duro, che si costruisce domenica dopo domenica. Non possiamo trovare oggi la risposta di quello che accadrà il 30 maggio. I punti, i piccoli punti che si guadagnano a ottobre, a settembre, te li ricordi molto bene dopo a maggio. Quindi quando le partite non si possono vincere bisogna non perdere, perché tutti i punti sono importanti. È una cosa che ce la dobbiamo mettere in testa lo più velocemente possibile. Si posso fare un riferimento, speriamo che la gente e i tifosi di Pescara continuino a fare quello che stanno facendo, perché veramente dobbiamo soltanto ringraziarli per quello che stanno facendo e che devono essere consapevoli che noi senza di loro non è che possiamo raggiungere l'obiettivo, quindi speriamo che loro continuino per quella strada pure.